Pace del Signore, fratelli, voglio condividervi una meditazione sul Salmo 20, una mia meditazione sul Salmo 20, a cui ho messo come titolo Confidare in se stessi e confidare in Dio. Gloria a Dio, vogliamo leggere il Salmo. Amen. Al capo dei musici, Salmo di Davide. L'Eterno ti risponda nel dì della distretta. Il nome dell'Iddio di Giacobbe ti levi in alto in salvo, ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sio. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera e adempia ogni tuo disegno. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria e alzeremo le nostre bandiere nel nome dell'Iddio nostro. L'Eterno esaudisca tutte le tue richieste. Già io so che il Signore ha salvato il suo unto e gli risponderà dal cielo della sua santità con le potenti liberazioni della sua destra. Gli uni confidano in carri e gli altri in cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, dell'Iddio nostro. Quelli piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e ci teniamo fermi. O Eterno, salva il Re. Il Signore ci risponda nel giorno che noi lo invochiamo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Con questo salmo, Davide, è vero, incoraggia il popolo di Dio a confidare nel Signore. Come? Dando parole di benedizione, impartendogli profeticamente che egli, cioè Dio, con la sua mano lo soccorra e lo liberi nel giorno dell'avversità, lo esaudisca in ogni suo buon desiderio e porti a compimento i suoi progetti. Tutto ciò produrrà, è vero, un gran grido di giubilo e trionfo in tutti quelli che temono il Signore, che lo loderanno e lo ringrazieranno per tutte le sue opere meravigliose. Gloria a Dio, gloria al Signore. Come suoi figli siamo chiamati sempre a benedire, è vero, e non a maledire. Amen. Come Gesù dice in Luca 6:28. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Anche l'Apostolo Paolo ai Romani scrive, capitolo 12, verso 14, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Ancora in 1 Corinzi 4, 12, l'Apostolo Paolo lui sempre dice, noi ingiuriati, noi, è vero, apostoli, noi figli di Dio, ingiuriati, benediciamo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Rileggiamo il verso 5 di questo Salmo 20. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. Gloria a Dio. Come vedremo meditando anche sul Salmo 21, questa scrittura, cioè questo verso 5 del Salmo 20, io credo che può riferirsi profeticamente alla vittoria di Gesù riportata alla croce del Golgota. Come dice, noi canteremo di gioia per la tua vittoria, gloria a Dio. Noi sono tutti credenti che hanno sperimentato, è vero, la potenza della croce di Cristo. La vittoria, quale vittoria ha riportato Gesù sul Golgota? La vittoria sul peccato, la vittoria sulla morte, la vittoria sul diavolo, gloria a Dio. Comunque in questo verso
Possiamo anche vedere la gioia che noi figli di Dio, è vero, dobbiamo avere, dobbiamo provare. Quando i nostri fratelli, è vero, sono benedetti. Perché? Perché la loro vittoria è la stessa di quella di Gesù, che Egli ha dato a tutti noi. Gloria a Dio. Quindi il Signore ci chiama a noi figli di Dio, non è vero a essere gelosi, a portare invidia quando i nostri fratelli sono benedetti dal Signore, ma anzi a gioire, è vero, a cantare di gioia con loro, perché sono i nostri fratelli, che essi sono nella gioia per le benedizioni che il Signore ha riversato su loro, perché la loro vittoria in Gesù è anche la nostra vittoria. Amen. Gloria a Dio. Dall'altro lato, vediamo, Dio ci chiama ancora a piangere, vero? Con coloro che piangono. Amen. A fare cordoglio con quelli che sono nel dolore, a incoraggiare gli scoraggiati, coloro che sono nella prova, che hanno bisogno di essere incoraggiati ed esortati a confidare nel Signore. Gloria a Dio. Rileggiamo il verso 7. Gli uni confidano in carri e gli altri in cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, dell'Iddio nostro. Verso 8. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e ci teniamo fermi. Gloria a Dio. Qua vediamo una differenza tra coloro che confidano, è vero, in se stessi e coloro che invece hanno la loro fiducia, la loro forza, e confidano solo nel Signore. È una realtà, è vero. Chi confida nei carri e nei cavalli, cioè in se stesso o negli uomini, nel braccio della carne, nelle risorse umane, nella sua forza e nella sua intelligenza, finirà per inciampare e cadere. Ma chi confida nel Signore, se è caduto, Egli, il Signore, sempre lo rialzerà e rimarrà in piedi. Gloria a Dio. Questa è una realtà. Chi corre per se stesso, chi cerca la propria gloria, prima o dopo crollerà. Ma chi darà la gloria a Cristo andrà avanti di vittoria in vittoria. È il suo premio, il premio da parte di Dio, otterrà la ricompensa. E questo premio, questa ricompensa del Signore è la sua benedizione in questa vita qui in terra, e poi sarà la corona della vita eterna in cielo nella gloria di Dio. Amen. Gloria a Dio. Il Signore ci benedica.